Delle numerose botteghe presenti sul territorio ripolese, oggi ne è rimasta attiva soltanto una. Quella del falegname è sicuramente una professione bella e difficile e Massimo Casprini nel suo libro ci racconta le storie e gli aneddoti di questo antico mestiere. Lavorare in legno è uno dei mestieri più affascinanti che esista. Nella ricerca che ho fatto ho elencato 450 nomi di falegnami che hanno lavorato soltanto nel nostro territorio. C'è un dizionario dall'A alla Z che illustra gli arnesi con il loro nome e il loro uso. Poi ci sono vari capitoli sulle vecchie falegnamerie, quelle più importanti che c'erano qui a Bagnarico. E cito i barbieri, cito i Casini, cito i Bennucci, i Petrioli di Grassina. L'impegno dell'amministrazione è quello di valorizzare gli antichi mestieri, al fine di raccogliere anche gli appelli delle grandi realtà presenti sul territorio, che da tempo valorizzano il Made in Florence. Per riscoprire certi mestieri che purtroppo rischiano di essere persi. Noi vorremmo incoraggiare, questo lo stiamo facendo, le associazioni di categorie, con la Scuola Superiore Volta Copetti, con tante aziende del territorio, che diano la possibilità anche ai nostri giovani di nuove possibilità occupazionali, di nuovi lavori e anche la possibilità di, nello stesso tempo, di non perdere quel sapere nelle mani che fa parte della nostra storia e di una tradizione, di un territorio che è vicinissimo a una città di grande cultura, di grande arte, di grande artigianato come Firenze. Il dizionario del legnaiolo è edito da Polistampa, è disponibile nelle migliori librerie.